tempo fondamentale riconoscere l'importanza dell'attività di queste straordinarie prime donne, di quelle sulle quali si sono soffermate le pillole RAI, di altre che non abbiamo potuto certo considerare perché non potevamo occuparci di tutte le prime donne, delle altre che ancora ci saranno. Cosa sono le prime donne? Sono quelle che hanno sfondato, che hanno fatto per la prima volta dei percorsi che fino a quel momento erano tradizionalmente maschili. Hanno solo questo in comune. Poi le donne sono tutte diverse tra di loro, non solo per i contesti di riferimento, ma per la loro formazione, per le storie personali, per le proprie sensibilità. È proprio queste differenze che ci piacerà, rilevare. Ci aiuta molto l'impostazione rapida, con materiale non scontato, con riferimenti a fatti non banali, con riflessioni intrecciate con le giovani d'oggi, che commentano, fanno riferimento a se stesse nel presentare le prime donne del nostro passato, anche recente. Molto bello questo confronto tra generazioni che l'autrice ci ha proposto. Insomma, è un evento questo della presentazione in Rai di queste pillole, veramente di straordinario valore, per molte ragioni. Ad alcune è facile fare riferimento già dal titolo, ad altre è importante, altre è importante rilevarle conoscendo la storia del nostro servizio pubblico televisivo. Cosa mi piace? Mi piace la circostanza che siano mandate in onda su Rai 1, che si utilizzi materiale RAI, che sia un orario in cui si prevede l'accesso del grande pubblico e non di nottambuli che sostituiscono i colti documentari alle pecore da contare. Finalmente il grande pubblico può visionare questo materiale di estrema importanza. Ecco, questo lo considero un fatto straordinario. Mi piace che si chiamino queste prime donne con un nome e cognome, rimarcando non solo la funzione istituzionale, il ruolo, la scommessa principale con la vita che ciascuna di loro sembra aver fatto, ma anche proprio fortemente la propria individualità. Queste prime donne ci raccontano anche per le altre che non abbiamo potuto citare, per Elvira Notari, per Edda Sorti, per Giovanna Berti, per Luciana Camastri, chi sono? Sono le tre donne che hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato perché il concorso proditore giudiziario era un concorso per soli maschi. Ci piace parlare con queste donne, ma pensiamo anche a tutte le altre. Pensiamo ad Anna Maria D'Ascenzo, che è stata la prima donna prefetta, tante, tante altre ancora. Comunque la scelta effettuata è una scelta coraggiosa, è una scelta all'insegna dell'assenza di banalità sia per i nomi proposti sia per come sono raccontati. Io sono emozionata perché poi, come sapete, Noi Rete Donne è stata fondata insieme a me da Marisa Rodano e so che Marisa Rodano concluderà questo straordinario percorso, per cui ci daremo anche ulteriori appuntamenti. Sono molto contenta ed emozionata anche perché le amiche che hanno lavorato a questo prodotto straordinario sono amiche di Noi Rete Donne. E voi sapete, noi facciamo un lavoro collettivo, cerchiamo di fornire ciascuna il proprio apporto sulle basi del tutto volontarie. Abbiamo una giovanissima che è Claudia Bagnoli che ci ha proposto la locandina. Abbiamo le amiche come me, meno giovanissime, la Mussi, Bollini, Tiziana Bartolini, con le quali curiamo il coordinamento organizzativo e loro si occupano soprattutto degli aspetti tecnici, anche e non solo. Questa volta Mussi ha anche organizzato con le amiche che lavorano in RAI l'intera proposta che vi facciamo quest'oggi. Tiziana Bartolini è la direttora di Noi Donne e manderà come sempre
sul sito di Noi Donne e poi dopo il video. Intanto c'è la diretta Facebook in corso sulla pagina Facebook di Noi Donne. Che dire, io penso che qualsiasi cosa è meglio che la dicano le amiche che interverranno e che ci hanno lavorato, a partire da Carina La Terza. Però prima di dare la parola a Carina, che è una donna straordinaria e che unisce l'attività istituzionale in Rai proprio nel settore dei documentari, e anche questa scelta è estremamente significativa, al fatto di essere presidente del Comitato Pari Opportunità della Rai, e prima di Carina lo è stata Mussi Bollini. Ecco, dicevo, prima di dare la parola a Carina, vi presenterà l'iniziativa Simona Sala, che, come voi sapete, è anche lei una prima donna, nel senso che ricopre un ruolo straordinario in Rai, e soprattutto lo ricopre, consentitemi di dirla perché non si può parlare di se stessi, ma si può parlare delle amiche, con una sensibilità specifica rispetto alla declinazione di genere, che consente una straordinaria interpretazione di quello che è il ruolo oggi del servizio pubblico. Prego Liliana. Prego Liliana, scusa, prego Simona. Mi è arrivato un Allora, messaggio di eccoci qua, Liliana eccoci e qua. mi sono distratta perché lavoriamo su più fronti. Prego. Grazie, grazie Daniela. Io lascerò, diciamo, a Carina descrivere meglio l'iniziativa, perché di questa iniziativa, diciamo, Carina è stata portavoce e devo dire che posso dire che sì, io sono una prima donna, nel senso che sono la prima donna direttrice di Radio 1. Però è anche grazie all'amicizia e conoscenza che avevamo con Carina, quindi diciamo, direi che c'è proprio anche il fatto di due donne che si sono poi ritrovate a un certo livello di responsabilità, e questo diciamo, è la prova di quanto conti poi quello che noi chiamiamo l'empowerment al femminile, no? Questo conta, perché noi ci siamo ritrovate, ci siamo subito capite. Io da un anno, era fine maggio, quando sono diventata direttrice, una delle prime cose alle quali ho pensato è stata proprio questa. Ho pensato, adesso cerchiamo di capire se con questo nuovo ruolo riesco a portare qualche cosa di diverso da questo punto di vista, nella politica e nella comunicazione declinata anche come genere, all'interno di una grande struttura del servizio pubblico e di un pilastro della comunicazione del servizio pubblico. Per quanto mi riguarda, voi lo sapete perché su questo mi siete state vicino, ho lanciato questa campagna rilanciandola con la Commissione Europea, No Women, No Panel. È una cosa che sta andando avanti, è una cosa a cui abbiamo avuto la lettera di Mattarella, è una cosa a cui hanno aderito molte associazioni, ma soprattutto molte istituzioni. E quando Carina mi ha chiamato dicendo: guarda, c'è questa iniziativa, stiamo facendo queste pillole di prime donne, io ho pensato che sarebbe stato bellissimo mandarle in radio, e così stiamo facendo, quindi le stiamo naturalmente mandando anche noi all'interno di una trasmissione che si chiama Che giorno è? E poi la mettiamo sui nostri social. E me le sono, come dire, spizzicate una per una, e sono straordinarie. Ci sono delle donne naturalmente più conosciute, cioè Margherita Hack, piuttosto che Rita Levi Montalcini, ma per esempio io sono rimasta folgorata io stessa dalla storia di Giulia Solomita, che è una storia straordinaria di una donna che assolutamente voleva guidare gli autobus nella Basilicata. E la cosa straordinaria, io devo fare veramente i complimenti ad Alessandra Di Michele Bragadin, perché la cosa straordinaria è il materiale che hanno trovato e messo insieme degli uomini che commentavano questa vicenda. Quindi degli uomini che dicevano: è impossibile che una donna superi l'uomo. Ragazzi, questo accadeva non tanti anni fa. Questa è la cosa che, diciamo, ci fa rendere conto del fatto, e credo che questa sia l'importanza di queste pillole, che quindi devono essere mandate e rimandate. Quindi io dico che queste pillole devono essere anche rimandate anche in altri orari, perché sono fulminanti, cioè tu immediatamente capisci che tuo nonno la pensava così. Cioè,
che qualcuno della tua famiglia la pensava così, un po' come quando rivedi quelle inchieste di Pasolini sul sesso in Sicilia, la stessa cosa. Dunque, questo credo che sia culminante e credo che questo sia molto importante perché la comunicazione, sentivo prima, me la faceva sentire mio marito, un'intervista a Maria Rosa Calat, che è una delle più importanti, è stata diciamo, in pensione, però ancora continua a comunicare, giornalista della radiotelevisione pubblica spagnola. E lei diceva proprio, la comunicazione crea un modello sociale. Ed è vero, la nostra comunicazione, il modo di fare comunicazione crea un modello sociale, contribuisce a quello che la società pensa, contribuisce a formare il pensiero della società. E quindi credo che sia molto importante che queste pillole siano brevi, cioè hanno un meccanismo comunicativo che acchiappa anche i giovani, cioè prende anche coloro che hanno meno pazienza e sono meno abituati alla concentrazione su un lungo documentario. Viene raccontato dalle giovani donne che quindi si immedesimano in questi personaggi e li raccontano come se fossero loro, potrebbero essere loro. E purtroppo noi ci dobbiamo rendere conto che potrebbero essere loro, perché anche se grandi passi avanti sono stati fatti, e ce ne rendiamo conto appunto con Giulia Solomita che ci fa sorridere, ci dobbiamo anche rendere conto che grandi passi indietro si possono fare e sarà molto interessante ascoltare cosa pensa Gianni Toniolo di questo, nel senso che il Covid, la pandemia, ci ha insegnato che se un sistema, un welfare, un sistema sociale non è organizzato sui tempi delle donne, e il discorso di organizzare e conciliare i tempi del lavoro e i tempi della casa è un discorso che io mi ricordo era all'inizio dei miei lavori, ho 60 anni, ho cominciato a 20 anni, quindi facciamo un po' i conti. Questa cosa non è stata realizzata, per cui la pandemia ha ributtato una gran parte delle donne in un meccanismo tra dad e smart working che riporta indietro la società. Quindi è molto bello questo fatto di queste pillole che ti fanno capire che la giovane ragazza può subire quello che all'epoca ha subito Giulia Solomita per fare qualcosa che lei vorrebbe fare. Quindi passi avanti se ne sono fatti, ma diciamo la struttura sociale, e in questo tempo di recovery è molto importante tenere alta l'attenzione. Può essere un bivio se fare un passo indietro o farne 10 avanti. E su questo, diciamo, la RAI, quantomeno, diciamo, la nostra RAI è impegnata perché ciò non avvenga e perché l'attenzione sia sempre tenuta alta. Elisa Giomi lo sa, perché ne abbiamo parlato anche insieme, la GCOM in questo ci aiuta perché declina anche il controllo di determinate realtà in base al genere. Questo, per esempio, è importante ed è importante declinarlo anche per quanto riguarda la nostra comunicazione. Alcune delle nostre rubriche, delle nostre trasmissioni stanno cominciando a contare, perché di questo ne parlava anche Barbara Guerra tempo fa, così come fanno le televisioni anglosassoni o i programmi anglosassoni o addirittura Al Jazeera, gli ospiti in base al genere, per capire e fare un bilancio alla fine di ogni mese, quante esperte donne e quanti esperti uomini. A noi, alla nostra cultura, alla società può sembrare strano, ma in molte società questo è una condizio sine qua non, si fa e basta. In questo, diciamo, la RAI è impegnata e queste pillole, secondo me, sono state una piccola, grande. Infatti, sono state molto ben accolte anche, insomma, dalla stampa, perché sono state una piccola, grande chiave di volta per interpretare il mondo. Dopodiché, appunto, ascolteremo volentierissimo. Sono molto, molto interessata a sentire quello che ci racconterà Simona Feci, che su tutto questo, diciamo, ha sempre lavorato. E cedo la parola a Carina, che ci racconta un po' come è nata questa iniziativa. E sarei curiosa anche di sapere, Carina,
se è stata subito accolta dall'azienda o se hai dovuto un po' forzare la mano. Grazie Simona, grazie Daniela, siete state troppo buone con me e soprattutto però sono molto contenta che siete state così buone con le nostre pillole e peraltro per quanto riguarda Simona, lei è parte, diciamo, dell'operazione e quindi condividiamo anche la responsabilità, quello che c'è di buono o di meno buono ci riguarda. E io voglio anche dire subito che prendo le pecore di Daniela come un augurio, visto che lei ha detto che al posto delle, che è contenta che le prime donne non abbiano preso il posto delle pecore notturne, io voglio dire che spero che un giorno le prime donne saranno talmente tante che uno si possa addormentare, diciamo, contandole, perché tanto non finiscono mai, ce ne sono talmente tante che non sono neanche più le prime. Questo è il nostro auspicio, così come a proposito di quello che diceva Simona del welfare, ne abbiamo anche parlato varie volte e credo che siamo d'accordo su questo, io penso che quello a cui noi dovremmo puntare è che in futuro il welfare, diciamo, possa essere ribaltato e che il nostro problema sia come conciliare il tempo di lavoro maschile con il tempo di cura maschile nella famiglia, perché per adesso si pensa solo alle donne. Io punto a condividere questa necessità con i nostri partner, con i nostri padri, eccetera, eccetera, perché se non si arriva a questo, la parità, diciamo, non ci sarà mai. Quindi spero di avere una serie di primi uomini in casa che, diciamo, stirano, lavano e fanno tutto quello che ha sempre fatto la donna. Questo dovrebbe essere il nostro punto d'arrivo, ma di questo naturalmente ci parlerà poi Gianni Tognolo sul welfare o ci dirà appunto Simona come siamo arrivati a questo punto. Simona Feci, come siamo arrivati anche a questo punto e che cosa le donne possiamo imparare dalle donne nella storia. Io vi racconto un po' come, diciamo, è stato questo progetto, come è nato dalla collaborazione, è nato da un incontro fortuito con Alessandra un anno e mezzo fa, quando ero diventata, credo, il giorno stesso, il giorno prima, mi avevano affidato, avevo parlato con Mussi Bollini che mi precedeva, mi avevano affidato la commissione pari opportunità, perché appunto io ho questa doppia veste, anche in questo caso, di vice direttrice delle pari opportunità di Rai Documentari e di presidentessa delle pari opportunità in Rai. Ne avevo parlato con Alessandra Bragadin, mi aveva indirizzato a questo incontro che c'era con la Bonetti, proprio Mussi Bollini, mi aveva detto ma vai perché è un gruppo di donne interessanti sul rinascimento femminile, eccetera. Con Alessandra abbiamo subito sorellizzato, si può dire, come si dice al posto di fraternizzato, insomma una cosa così. E quindi abbiamo cominciato a parlare di queste pillole. Ci abbiamo lavorato per oltre un anno. So che Alessandra ci lavorava peraltro già da molto più tempo, soprattutto perché era difficile trovare uno spazio in Rai, perché in questo senso la Rai, qui sono d'accordo con Simona, si è dimostrata molto attenta al suo ruolo di servizio pubblico nel fare queste pillole, perché pillole di 2 minuti all'interno di un palinsesto creano un problema, non lo risolvono, cioè non hanno il posto di un programma vero e proprio, richiedono un budget, richiedono forza lavoro e in qualche modo si devono impuneare in uno spazio. Con Alessandra addirittura avevamo pensato inizialmente di fare un progetto tutto l'anno, tipo Almanacco del giorno dopo, e puntare dritti al TG delle 20. Però alla fine abbiamo avviato. Simona ride perché conosce l'azienda e quindi dice la follia ha un limite. In effetti abbiamo posto un limite alla nostra follia. E abbiamo deciso di fare intanto un piccolo passo, una cura omeopatica, 30 pillole, una al giorno, rapide, su donne che rappresentano un'ampia gamma di barriere infrante, risultati ottenuti e anche di provenienza e formazione diversa. Quindi abbiamo proprio studiato un mix che naturalmente lascia fuori molto
moltissimi nomi, alcuni dei quali bisogna pensare hanno un problema di immagini, cioè noi per parlare di qualcuno dobbiamo anche avere delle immagini e non sempre ci sono, altre comunque diciamo fanno parte di un gruppo di cui è stata presa un esempio e le altre potrebbero essere, speriamo, come dire, parte delle successive serie che comunque noi puntiamo a fare. Sono state raccontate appunto da ragazze giovani, anche loro diverse tra loro, ed effettivamente stanno avendo, e questo ci fa molto piacere, ottimi ascolti. Cioè la fascia in cui sono state collocate, quella pomeridiana, rappresenta il cuore della, diciamo, in un certo senso della programmazione RAI rivolta al paese Italia, perché ci sono dentro i bambini e le bambine, le mamme e le mamme, le nonne e gli uomini che in un certo senso, certo, sono magari fuori dall'attività vera e propria, perché siamo nel pomeriggio, quindi è un orario in cui molti lavorano, però quella parte di pubblico è la parte che fa proprio, come dire, il cuore dell'opinione pubblica. Quindi per noi è comunque importante, perché abbiamo voluto dare degli input rapidi che poi possano essere anche trasferiti. E pensiamo che la rapidità di questo progetto sia appunto il suo core result, il suo punto forte. Puntiamo a farne, come dire, una specie. A Napoli c'è un detto: ricetta pappo e cionosce, rammo tempo che te spertoso. Ti traduco perché non tutti parlano le lingue. Disse l'insettino alla noce: tu sei dura, ma dammi il tempo che ti buco. Ecco, questo, il concetto della goccia che giorno dopo giorno batte, è il concetto delle pillole. Cioè un giorno dopo l'altro, una storia dopo l'altra, una persona dopo l'altra, io ti racconto come diventare una persona diversa, a che cosa puoi puntare e anche come, diciamo, vedere gli altri in modo diverso. Questo è un progetto di servizio pubblico, come ho detto, di cui noi, come ha detto anche Simona, di cui noi siamo molto fiere, però è anche un bel progetto, lasciatemi dire, di documentari, perché è un progetto che non esisteva, che è stato molto molto apprezzato anche dai documentaristi. Siamo state chiamate a presentarlo ai IDS Academy in settembre, cioè queste pillole così rapide, questo modo rapido di parlare di un argomento, così però rapido ma non spezzettato, perché poi sono tutte piccole monografie, quindi sta nella sintesi, che è una sintesi fatta, come giustamente ha detto anche Daniela, di scelte oculate di immagini. Cioè io una cosa te la dico per immagine, una cosa te la dico accoppiando una persona di una certa, che ha una certa storia, con una qualche ragazza, un'altra cosa te la dico con una suggestione musicale, metto insieme questi input e così riesco a trasferirti anche un pensiero complesso in 2 minuti. E diciamo la scelta di avere ragazze in voce, che è appunto una scelta forte che ha voluto fare Alessandra Bragadin, è proprio anche per dare carattere ad ogni pillola, ma di questo poi Alessandra vi parlerà. Secondo me appunto è molto interessante anche pensare che tanta professionalità è tutta femminile. Noi abbiamo avuto produttrici donne, autrici donne, curatrici donne, ricercatrici di immagini donne, e io credo che questo dimostra che c'è una grande professionalità nel nostro settore femminile che deve essere messa in risalto. E come ha detto Simona, i vertici, è anche interessante che abbiamo avuto una stretta collaborazione con Raiteke, che è diretta da una donna, Paola Sciommeri, che Simona è con noi, e che Elena Cappalelli di RaiPlay abbia dedicato, direttrice di RaiPlay, abbia dedicato a questa serie una pagina molto bella. Naturalmente non è che abbiamo voluto escludere i maschi, cioè io, il nostro direttore di Rai Documentari, Duilio Gianmaria, produttore del progetto, è un uomo, così come uomo Stefano Coletta, direttore di Rai 1, e la scelta di stare sull'ammiraglia, Simona può darmi ragione, non è certo una scelta banale, cioè qualunque cosa va su Rai 1 è soppesata dall'azienda
fino all'ennesima potenza, perché Rai 1 è il luogo più, diciamo, più evidente, più prezioso anche della Rai, quindi sono 2 minuti particolarmente preziosi. E da questo punto di vista, come Presidente delle Pari Opportunità, voglio anche dire che la Rai sta lavorando intensamente su questo tema, forse anche perché noi siamo arrivati, come dire, a un certo punto massicciamente ci siamo presentate in prima linea come donne, e quindi appunto anche con Mussi Pollini, che è vice direttrice di Rai Ragazzi, in una sala, e appunto Capparelli, la Sciome, insomma siamo un gruppo, c'è Simona Martorelli che è direttrice del settore internazionale, con cui pure condividiamo una serie di cose. Io credo che la RAI sta investendo, siamo coscienti dell'importanza che la RAI ha nell'abbattere gli stereotipi. Sappiamo che la RAI ha fatto un lavoro importante, ce lo diciamo sempre, sulla alfabetizzazione di questo paese in passato. Abbiamo una serie di progetti per alfabetizzare il paese anche sulla necessità di empowerment e di inclusione, che oggi si pone sempre più importante verso innanzitutto quella metà della popolazione che sono le donne, che è ancora esclusa da molti settori del paese, e quindi stiamo lavorando su cose esterne, cioè sull'on air, su quello che trasmettiamo, con una serie di progetti. Simona l'ha detto, noi abbiamo appoggiato Simona, scusatemi, il No Women No Panel, ci siamo resi conto che ci dicevano sempre sì, ma noi non conosciamo donne che non facciano questo o quello e quindi non sappiamo come chiamarle. E con l'aiuto della CRUIST, conferenza dei rettori, stiamo diciamo arricchendo, abbiamo messo insieme, stiamo arricchendo un database di competenze femminili per aree, per settori, non le migliori, ma proprio un database, ecco, ampio, in cui ci siano le donne che possono rispondere su certi temi, coscienti del fatto che poi in un'azienda come la RAI sono tante le esigenze. Quindi bisogna avere tanti. Carina, perdonami, io ho ruolo della cattiva, ti lascio ancora 1 minuto e mezzo. Benissimo, io dico solo che finisco dicendo che noi siamo coscienti, come ho detto, della centralità della RAI, però dobbiamo anche essere coscienti del fatto che l'alfabetizzazione e l'apprendimento dell'italiano era una cosa che tutti sentivano come propria, mentre questo lavoro che va fatto e che è analogo sull'inclusione incontra maggiori resistenze e deve combattere contro stereotipi che sono molto inconsapevoli e molto dentro di noi, e che quindi ci serve l'aiuto. E queste pillole sono un piccolo passo avanti in questa direzione. Grazie Carina. Mi sentite? Ti sentiamo. Grazie ancora Carina, è veramente straordinaria questa idea della rapidità collegata al documentario, che in genere è erroneamente associato necessariamente alla lentezza, ma non è così. Voi quindi, come sempre, quando lavorano le donne su questioni che in qualche maniera implicano la declinazione di genere, si innova. Questo è una realtà, a mio parere. Voi avete innovato anche nel modo di raccontare, veramente straordinario. L'abbiamo definito omeopatico per indicare l'idea dell'insistenza sulle piccole dosi, ma non perché abbiamo scelto un percorso solo alternativo. Insomma, noi guardiamo anche all'allopatia, non solo all'omeopatia, e vogliamo che il servizio pubblico, l'azienda pubblica nel suo complesso, incorpori il contrasto allo stereotipo come una degli obiettivi per i prossimi periodi, insomma, soprattutto, come diceva Simona, per le responsabilità rispetto alle quali la storia ci convoca oggi nella gestione del dopo Covid, speriamo dopo Covid, ma comunque nella gestione di un periodo nuovo nella vita del nostro paese. Ora io darei subito la parola ad Alessandra Ballarin,
Alessandra la conosco anch'io perché ci siamo viste un giorno a casa mia per parlare della prima donna, bravissima nell'insistenza con cui ha perseguito questo obiettivo, ci è riuscita con una grande tenacia, con molta originalità. Non so Simona se vuoi presentare anche tu Alessandra o riprendi, prego Simona, prima di passare la parola ad Alessandra. Ci sei? E allora Alessandra Bragadin e poi Simona subito dopo, prego. Alessandra, ci sei? Alessandra, devi attivare l'audio. Sì, buonasera a tutte e grazie. Alessandra, devo attivare l'audio. Mi sentite? Sì. Buonasera a tutte e vi ringrazio. Ringrazio Daniela, Carla, ringrazio Simona Sala. Scusami, sei molto scura, Alessandra. Sì, sei sì, buia, lo so. Buia. Ti piace così? Ti piace è così? Più... No, va bene, facciamo report, va bene. Facciamo finta che sia una scelta. Io quando sono molto contenta quando anche voi avete qualche difficoltà tecnica. Ma secondo me il chiaro scuro è più da documentario, anche perché i documenti che noi abbiamo presentato sono per la maggior parte in bianco e nero, e quindi diciamo che è una scelta stilistica. Va bene, spero un giorno di vederti in faccia per conoscerti. Grazie. Assolutamente, assolutamente. Allora, innanzitutto ringrazio Daniela Carlà, ringrazio Simona Sala, ringrazio Karina La Terza che mi hanno preceduta e che si sono profuse in talmente tanti complimenti su queste pillole che io cercherò davvero di essere breve, anche perché credo che nella maggior parte dei casi sia il prodotto stesso, se lo vogliamo chiamare prodotto, che parla da sé, che comunica e che dice più di qualsiasi parola che con la quale noi autori diciamo vogliamo commentare il nostro lavoro. Effettivamente il mio è un percorso anomalo, perché io nasco nell'ambito dell'associazionismo, mi sono dedicata e mi sono appassionata davvero con tutta me stessa e con tutta l'anima alla storia delle donne, attraverso l'associazione Macarelli, attraverso che prima effettivamente Daniela Carlà ha raccontato, perché ci siamo conosciute proprio a casa sua parlando di Emma Carelli e di questo film La prima donna, e, da cui sostanzialmente poi è nato tutto. E, le scoperte di queste storie che io ho avuto nel corso degli anni, diciamo che con il lockdown ho davvero avuto percepito un senso di tale frustrazione per la consapevolezza che all'improvviso noi donne potessimo essere ricacciate dentro casa e che tutte le conquiste fatte negli ultimi decenni potessero essere cancellate praticamente nel corso di una notte, ho davvero sentito fortissima l'esigenza di pensare a un format che fosse immediato, che in pochissimo tempo riuscisse a ristabilire le donne al centro della società. E lì ci siamo effettivamente incontrate subito con Karina, che era stata appena effettivamente nominata, e proprio in occasione del lancio della ministra Bonetti della docufiction La prima donna abbiamo iniziato a ragionare su questo progetto in maniera tale da poter arrivare al grande pubblico televisivo con un format nuovo che fosse immediato, che fosse semplice. E la semplicità, il più delle volte, anche se non sempre sembra così, è un percorso, è come dire, un punto di arrivo di un percorso. Per cui sono davvero tantissime le donne con cui ho parlato in questi anni, le prime donne che ho incontrato, con cui ci siamo confrontate sulle loro storie, sulle storie delle donne che avevano ispirato la loro vita, e che poi sono venute a confluire in questo panorama, in questo, diciamo, in questa programmazione che siamo andati a realizzare. E qui vorrei
chiaramente non mi vorrei ripetere, perché il ruolo di Rai Documentari, Rai Pari Opportunità, Rai Teche, Rai 1 è stato centrale, perché la sinergia e Rai Play, la sinergia tra tutte queste direzioni ha effettivamente reso possibile un impatto immediato attraverso anche la radio, come abbiamo visto anche prima, e per poter entrare a casa delle italiane e degli italiani. E voglio anche ringraziare Barbara Gubellini, che mi è stata presentata all'interno del contesto RAI, con la quale abbiamo effettivamente realizzato queste pillole, se sono così belle nella ricerca dei materiali e anche grazie a lei. E quello che mi ha, diciamo, più di tutto motivato è stata l'esigenza di far emergere nella storia delle donne, che è una storia quasi inesistente, perché nella storia le donne esistono poco, far tornare prepotentemente questa storia presente nel nostro mondo attuale attraverso delle giovani donne. E devo dire, è stata una grandissima emozione incontrare queste giovanissime ragazze, perché hanno dai 18 ai 22, 23, qualcuna 25, fino ai 30, 33 anni, che hanno subito preso a cuore questo progetto. E io vorrei riprendere qualcuna delle loro parole. Loro hanno parlato, queste ragazze, che sono tante, perché sono tante quante le prime donne che noi raccontiamo, ognuna di loro ha trovato delle parole con cui caratterizzarsi, che sono tenacia, determinazione, coraggio, ispirazione, successo, energia, libertà, desiderio di cambiare il mondo, passione, dedizione, creare un mondo con meno ingiustizie, essere ispirata dalle pedalate controvento, non fermarsi davanti a nulla, restare fedeli a ciò in cui si crede, essere testarde, inseguire i propri sogni, voler superare i propri limiti e i limiti imposti dalla società e volere volare alto. Queste sono alcune delle parole che queste giovanissime ventenni hanno scelto per raccontare queste storie. E credo che questa, in fondo, sia davvero la chiave, diciamo, di questo progetto. Cioè, come ha detto Simona Sala prima, sarebbe bellissimo se le tre generazioni, cioè le nonne, le mamme e le figlie, potessero la sera, e come ha detto Carina, magari la sera prima del TG della sera, quando si cena tutti insieme, e perché no, con i nonni, i papà e i fratelli e i figli, raccontarsi e dire: ma questa storia tu la conoscevi? Ma hai visto, ho scoperto questa cosa? E poi trovare nuove storie intorno alle quali confrontarsi. Questo è un po' il senso di questo progetto. E vorrei chiudere citando Kamala Harris, che quando è stata nominata ha ricordato il ruolo della propria madre nella sua educazione. Dice: mia madre è sempre stata molto presente e ha sempre detto che io sarei potuta diventare qualsiasi cosa nella mia vita purché mi fossi impegnata. E nel momento in cui è stata eletta vicepresidente degli Stati Uniti, ha detto: io sono la prima, ma sono certa che tante ragazze, vedendo il mio esempio, faranno altrettanto, cioè tante giovani donne mi seguiranno. E questo è un po' quello che abbiamo voluto fare, anche noi. Sono certa che il cammino delle donne sia un cammino in forte affermazione, nonostante le difficoltà, e che solamente unite davvero riusciremo a farcela. Invito tutte a vedere l'ultima pillola, che sarà, appunto, come ha detto Daniela, quella di Marisa Rodano, perché lì ci sarà una sorpresa per noi tutte. Grazie davvero. Grazie Alessandra, efficace anche oggi, bravissima. Noi poi faremo circolare molto il video dell'incontro di oggi, come d'abitudine per le iniziative su piattaforma di Noi Rete Donne, e ci auguriamo anche in questo modo di incrementare la curiosità su quello che c'è dietro questa scelta delle piccole donne, delle piccole, insomma, pillole sulle prime donne, e anche
su come avete lavorato, che davvero mi pare introdurre elementi non secondari. Il prodotto è bello perché avete lavorato bene insieme e questo si percepisce. Ci sono cose che non si raccontano solo con le parole, ma si vedono nei prodotti, e questo mi pare di tutta evidenza. Proseguiamo nella riflessione su cosa c'è attorno, anche non solo dietro, ma attorno, e su quali possono essere gli sviluppi rispetto alle nostre storie di donne. E presento Simona Fesci, anche lei di Noi Rete Donne, è storica, è stata presidente della Società Italiana delle Storiche. A lei chiediamo un contributo libero su cosa ha pensato vedendo queste pillole, su cosa pensa della scelta di narrare in prima persona queste storie significative di donne, cosa pensa del confronto intergenerazionale che abbiamo pensato di indicare come chiave di lettura, anche perché questo ci consente, come dire, di con ambizione di pensare al futuro, e che cosa pensa complessivamente dell'apporto che anche le ricercatrici possono fornire al servizio pubblico, quali terreni di scambi ci possono ancora essere. Prima di passare la parola però a Simona Fesci, sentiamo Simona Sala. Oggi è la giornata delle Simone, prego. Eccomi. Sì, no, quello che mi interesserebbe anche capire da Simona, da Simona Fesci, essendo lei una storica, e anche quanto può contare questa riproposizione di modelli, cioè quanto è contato poi nella storia determinati modelli femminili, come sono cambiati, diciamo, negli anni, e appunto se questo meccanismo può, secondo te, contare ancora, no? Perché noi comunque con queste pillole noi riproponiamo dei modelli, anche se non sono delle riproposizioni, diciamo, troppo, cioè rigide, tipo guarda quanto è stata brava, anzi c'è ironia, c'è gioco, c'è sovrapposizione di personaggi, però comunque parliamo sempre di modelli. Guarda, questa persona è stata la prima donna a fare questo, adesso ce ne sono tante altre. Guarda, questa persona è stata la prima donna. Questo meccanismo, secondo te, nella storia ha avuto un senso, è stato importante e può essere ancora importante? Questa era la curiosità. Grazie di queste provocazioni, anche difficili. E sono molto contenta di questo nostro incontro, di questa nostra interlocuzione. E la prima cosa che voglio dire è che mi sono divertita moltissimo a guardare queste pillole, l'ho fatto, diciamo, saltando dall'una all'altra, cioè non le ho viste in ordine di uscita, ma dicevo voglio vedere questa, voglio vedere quell'altra. E quindi questo elemento del divertimento, proprio del piacere, dell'attrattività, mi sembra che sia molto importante. Effettivamente, come diceva Daniela, la scelta di raccontare in prima persona, cioè questo artificio in qualche modo di dare la parola alle protagoniste, è un artificio che ha una straordinaria capacità, diciamo, di penetrazione, no? È una scelta narrativa e stilistica molto fresca, molto ficcante, e quindi sono sicurissima che, diciamo, è non solo un elemento positivo di per sé, ma anche un elemento molto importante, oltre alla velocità che avete ricordato. Ma direi che questo è proprio un elemento che può attrarre un uditorio giovane o molto giovane. E vorrei anche, diciamo, spostare un pochino l'asse, perché giustamente voi avete sottolineato la collocazione della trasmissione delle pillole, però io, diciamo, penso che invece che oltre a, come dire, al momento in cui vanno in onda, c'è una capacità di fruire di questi documentari, di queste pillole, di questi materiali, di queste storie,
che va ben al di là del momento in cui appunto il pubblico del pomeriggio le vede su Rai 1 o le sente in radio, perché hanno una fruibilità didattica veramente, secondo me, molto molto interessante e diciamo espandibile sia dalle classi, diciamo, delle elementari, ma anche per arrivare all'università. E quindi vorrei dire che in questo la RAI, provo a dirlo senza retorica, però veramente la RAI ancora una volta conferma il suo ruolo di servizio pubblico, che io ho particolarmente apprezzato da docente durante la pandemia, perché veramente non avevamo molte risorse per studiare, per fare ricerca, per aiutare i nostri studenti e le nostre studentesse a fare ricerca, a lavorare in modo attivo anche in queste aule virtuali. E quindi, diciamo, io ho saccheggiato, nel senso che ho mandato, diciamo, distribuito link a tutta una ricchissima serie di materiali di storia delle donne che la RAI nelle sue varie articolazioni offre, come teche, come programmi, come diciamo inchieste appunto del passato, ma anche come costanti riproposizioni nel presente. Quindi mi sembra anche importante sottolineare come queste pillole possono essere una sorta di seme a partire dal quale, anche dal punto di vista didattico, si può portare avanti un percorso di formazione, di approfondimento, di avvicinamento, a partire da quell'espediente che avete trovato di far raccontare la storia a una ragazza molto giovane, ma che appunto poi può proseguire e rimbalzare in aula in modo molto molto efficace. Questo non vuol dire che non ci sia occasione per fare delle riflessioni, anzi più i materiali sono ricchi, più secondo me si prestano a essere interrogati, e anche le pillole, anche questa serie, La prima donna che, pone tutta una serie di domande, le pone alla storica, allo storico, le pone alla docente, al docente, e io credo di conseguenza anche ai fruitori, diciamo, in contesti, non credo in contesti privati, ma certamente in contesti di formazione, questo sì. E quali sono queste questioni che secondo me sono, è interessante mettere in luce anche per appunto cementare questa interlocuzione. Noi storici siamo molto interessati a trovare sempre di più forme di comunicazione che espandano le nostre ricerche, permettano alle nostre ricerche di arrivare oltre il contesto accademico, e quindi, diciamo, sempre di più io apprendo anche proprio dal confronto con persone che hanno un lavoro diverso dal mio, che è un lavoro di comunicazione creativa che trovo estremamente interessante. Allora, quali sono queste questioni? Innanzitutto direi emerge molto bene quelli che sono i processi di esclusione delle donne dalla storia, dalla storiografia, ma anche i processi di inclusione nella storia, e vorrei dire nella storiografia. Com'è che si è costruito un percorso che ha portato da quelle esclusioni, da quella cultura della differenza, della discriminazione, della differenziazione, diciamo, non facciamo confusione, e della discriminazione, della subalternità, da quella cultura patriarcale al nostro presente? Quali sono stati i passaggi? Appare molto chiaro che non sono passaggi lineari, che non c'è un elemento, diciamo, di come dire, una via dritta che una volta imboccata si intraprende, si porta avanti, si percorre in modo sereno, ma sono strade diverse, a volte sono viottoli, a volte sono scorciatoie, a volte sono strade che si interrompono e bisogna magari eliminare qualche macigno per andare avanti. Scusate questa metafora, così sto improvvisando. Allora, il secondo punto sono i criteri di selezione. Ne avete parlato, ne capisco molto bene la complessità, perché in realtà ci sono più termini, più esperienze di confronto proprio su questi cataloghi di donne. Penso per esempio a
alcune edizioni in calendario civile a cui come Società Italiana delle Storiche abbiamo partecipato. Penso anche a tutta la questione della toponomastica che sta lavorando per dare, diciamo, rilievo e dare memoria alle donne. Penso anche a quella forma di, appunto, acculturazione, ammaestramento dei più piccoli che troviamo in sillogi di storie, diciamo, di donne per bambine più o meno ribelli, per, diciamo, di cui in realtà si trovano tantissime versioni, tantissime esemplari nelle nostre librerie, nelle parti proprio dedicate ai più piccoli. E questa è una cosa interessante perché stiamo anche assistendo a forme di educazione primaria ben diverse da quelle a cui noi eravamo abituate, e anche per questo penso che questo prodotto possa essere fruito anche dai più piccoli. Allora, tutto questo però ci invita anche a riflettere su quella che è la storia delle donne, o la storia in generale, direi, che vogliamo rappresentare. Quindi quale storia raccontano queste biografie, queste pillole, se le vediamo tutte quante insieme? Certamente una storia di eterogeneità, sono biografie anche molto diverse l'una dall'altra, è una grande ricchezza, naturalmente, mettere insieme donne molto famose, no? Lina Merlin, Tina Modotti, Palma Bucarelli, donne che acquistano notorietà, donne normali, che acquistano notorietà per alcuni gesti esemplari, alcuni atti esemplari, penso a Rosa Oliva, penso a Franca Viola, e donne che in realtà si distinguono solo per un elemento particolare della loro traiettoria biografica, quindi perché sono delle sportive o perché appunto guidano il pullman, cosa che ci ha colpito evidentemente tutte. Quindi questa definizione di pioniera è una definizione in realtà che non è univoca, non si presta a una lettura, diciamo, evidente o palese, no? Perché in tutte le vicende narrate abbiamo un primato, però abbiamo anche a guardare in alcuni casi, in alcune esperienze, il riconoscimento di ruoli e di funzioni che sono un po' interstiziali rispetto al contesto maschile, che sono dedicate, no? Penso appunto alla prima conduzione di una trasmissione che e le immagini che avete raccolto lo mostrano in modo assolutamente evidente, che è una prima trasmissione molto al femminile, no? con uno stile anche molto, molto, diciamo così, confortevole. Ecco. Allora, l'altro elemento, dunque, e questo che cosa sta a significare? Sta a significare che un'attività esercitata in modo dirompente non sempre si risolve in una emancipazione a tutto tondo, non sempre si risolve in una emancipazione per tutte, no? E tra l'altro è molto interessante notare proprio questa complessità dei processi storici di trasformazione della società, della cultura condivisa, no? dei discorsi pubblici. Dove troviamo spie eloquenti di questo? Lo troviamo per esempio quando ascoltiamo le autentiche voci delle protagoniste, che soprattutto negli anni 50, negli anni 60, come avrete visto, adottano un lessico, una retorica, esprimono una cultura molto diversa dalla nostra e, diciamo, è molto diversa anche da quella che poi a un certo punto troviamo dagli anni 70 in poi. Allora, mi ha molto colpito, devo dire, il fatto che, e non a caso l'ho ritrovato adesso anche nelle frasi molto forti che le ragazze che hanno raccontato queste storie hanno espresso, che queste sembrano però storie di donne che sono tutto sommato figure solitarie, donne un po' sole alla meta. Donne che esprimono una grande assertività, esprimono una grande soddisfazione per i risultati raggiunti e presentano una traiettoria di successo, che in fondo è una traiettoria tutta positiva. Quindi i loro dubbi, le loro difficoltà, le loro incertezze, il timore di non farcela, tutto questo non c'è. Allora,
dobbiamo chiederci se la ricetta di quel successo è una ricetta applicabile, no? Simona Sala in fondo un po' mi faceva questa domanda. Allora io direi che forse si potrebbe provare a includere o diciamo a calibrare in modo un po' diverso questo messaggio, che è un messaggio di empowerment molto importante, con un altro messaggio che dal mio punto di vista, quindi il messaggio, se volete, ce la si fa, basta volerlo, merita di essere stemperato con che cosa? Non messo da parte, ma diciamo un po' forse riflettuto insieme, no? Con un altro messaggio che secondo me è altrettanto forte, è storiograficamente molto fondato ed è fortemente civile. Ed è il messaggio secondo cui ce la si fa perché si ha una famiglia, come la mamma di Kamala Harris. Ce la si fa perché si ha una scuola che ci aiuta, che ci sostiene, che dà opportunità. E scuola vuol dire anche insegnanti, vuol dire modelli anche, diciamo, importanti, di donne comuni, ma di donne, come dire, che fanno la storia. Per questo dico storicamente più fondato, perché diciamo, la storiografia, ormai in Italia abbiamo una tradizione molto importante di storiografia, di storia delle donne. Non possiamo dire che la storia delle donne non c'è, non esiste o è marginale, perché non è assolutamente così. Però dobbiamo dire che questa storiografia sempre di più ha lavorato, cioè ha lavorato moltissimo e sempre di più lavora nella valorizzazione proprio delle reti, delle connessioni. Quindi meno nel senso delle biografie, se non biografie che appunto raccontano contesti. Allora, quindi per tornare, qual è la ricetta? Quali sono gli ingredienti del successo? Forse gli ingredienti del successo sono questo, appunto, dicevo, una famiglia, una formazione, delle reti di relazione, le solidarietà. Prima abbiamo parlato di sororità, no? Questa dimensione della sororità. E anche fino ad arrivare naturalmente anche al ruolo delle istituzioni, che sono importantissime. Quindi tutto ciò sono elementi per me fondamentali e necessari per incoraggiare e sostenere dei percorsi di promozione delle ragazze e delle donne e in definitiva per consentire quel protagonismo, quella rottura del conformismo, quella scelta anche di strade inusuali per le donne e in definitiva la trasformazione tutta della società per una maggiore libertà che sia delle donne ma che sia di tutti quanti. Quindi in questo senso mi sento di dire grazie alle pioniere, grazie a voi che ce le avete ricordate e che ce le ricorderete anche nelle prossime edizioni che chiaramente caldeggio e non vedo l'ora di vedere, e grazie anche però ai movimenti, alle reti e alle collettività delle donne che hanno veramente permesso, e voi siete nella vostra connessione un esempio dell'efficacia proprio di questo, che ci hanno consentito di arrivare al nostro presente e ci danno speranza per il nostro futuro. E quindi grazie e ho concluso. Bellissimo intervento, Simona. Siamo, penso di parlare anche a nome delle altre amiche, molto contente di averti chiamata a ragionare con noi ad alta voce. Ci hai riportato l'attenzione sulla complessità e la complicazione delle vie e delle strategie individuali, ma intrecciate con quelle collettive, anche delle liberazioni personali, per le quali, certo, la tenacia caratteriale che emerge dalle pillole è indispensabile, però il volontarismo non basta, insomma, questo lo sappiamo. Quindi hai, come dire, ricollocato la questione, e per quello avevamo voluto una storica, anche al centro delle dinamiche complicate con le quali abbiamo il dovere di affrontarla. Io personalmente delle pillole ho apprezzato tutto. Non uso mai la parola, lo avete visto in Noi Rete Donne, eccetera, la parola pionierismo, perché la guardo con tenerezza quando si definiscono altre donne pioniere, e non mi piacciono quelle che si autodefiniscono tali, perché penso che uno dei valori che dobbiamo recuperare nella vita in generale, non solo nelle dinamiche tra donne, è proprio quello della gratitudine.
E mi pare che in effetti nell'accentuazione dell'elemento del pionierismo, questo aspetto della gratitudine, nel saper cogliere occasioni che non sono mai però costruite dal volontarismo, emergono da una complicazione, da un'eterogeneità di fattori. Ecco, penso che la gratitudine, non solo nei confronti delle reti, dei movimenti, delle donne, delle proprie famiglie, ma anche di quelle che sono state prime donne dopo, di quelle che stiamo sacrificando per farcela noi. Penso che la gratitudine sia una chiave di lettura che andrebbe un po' recuperata, perché insomma ci consegna non un sentimento di umiltà, che pure è una dote, ma una giusta dose di consapevolezza che non guasta. Ecco, per il resto io credo che le cose che ci hai detto sono molto importanti anche per le nostre riflessioni future. Do la parola, continuiamo con Simona Sala, prima poi di presentare il professor Gianni Tognolo, che sicuramente continuerà il ragionamento che tu hai impostato. Non a caso abbiamo chiamato uno storico dell'economia, è un professore molto autorevole in questa materia, ma un professore anche che si occupa ad altissimo livello di welfare, proprio perché la questione del welfare, anche Simona lo rimarcava nell'introduzione, insomma stiamo vivendo una fase di trasformazioni molto dense e soprattutto una fase gravida di trasformazioni future, e non siamo fuori tema se oggi ci poniamo il problema di come i percorsi individuali si intrecciano con il ridisegno di un welfare rispetto al quale abbiamo di fronte dei grossi interrogativi, cioè è sufficiente il sistema di tipo quasi assicurativo col quale abbiamo organizzato il welfare contemporaneo? Dobbiamo recuperare una dimensione universalistica e soprattutto come declinare il tutto rispetto alla questione che oggi per me è centrale, la non discriminazione di genere non solo nella fruizione delle prestazioni, ma nel pensare le prestazioni come adatte ai due generi. Quello è il salto, cioè non semplicemente le politiche antidiscriminatorie rispetto a prestazioni date, ma la configurazione delle prestazioni perché non incorporino comunque soluzioni che risentano degli stereotipi di genere. Prego Simona e poi Simona Sala e poi il professor Tognolo. Non voglio rubare molto tempo, però sottolineo in effetti quello che hai detto, cioè che è importante anche per le nostre riflessioni, ma anche per chi come noi fa informazione, comunicazione e racconta comunque, quindi si pone il problema del racconto, che in effetti è vero, è molto importante definire il contesto, è molto importante definire la rete, cioè quello che ha consentito a queste donne di essere le prime donne. E infatti mi fa venire in mente questa cosa che potrebbe essere anche un bel approfondimento da fare su, non dico su tutte le pillole, però prendere spunto da queste pillole per raccontare il contesto per il quale queste persone sono riuscite a fare quello che hanno fatto. Io sto parlando proprio di un discorso di racconto, per esempio il radio potrebbe essere fatto, cioè allargare, partire dalla storia della pillola, dire questa donna ce l'ha fatta così, ma perché? Chi è che l'ha spinta? Era la madre? Era una comunità? Era la scuola, o comunque molto importante il concetto delle istituzioni, cioè sentire la scuola vicino, sappiamo tutti quanto sia importante, no? Poi sapere se tu sei accolto o non accolto dal tuo professore nel tuo talento, lo sappiamo soprattutto per quello che riguarda la difficoltà che vediamo nelle donne di intraprendere materie scientifiche, lo vediamo continuamente anche in certi esempi, no? Quando c'è la copertina di Time che mette la ragazza di 16 anni che ha vinto la copertina di Time perché è colei che si è affermata
nell'invenzione del digitale, delle app, di qualcosa di tecnologico, e lei racconta che questo è possibile perché fin dall'inizio sia i genitori sia la scuola l'ha incoraggiata ad andare verso quelle materie, mentre intorno a sé sentiva tutti che poi gli dicevano: ma non è così, le donne non sono portate per le materie scientifiche, scegli un'altra cosa. Quindi il discorso del contesto è molto importante, credo che forse come servizio pubblico dovremmo proprio tenerlo più presente quando raccontiamo qualsiasi cosa, voglio dire, quando raccontiamo un fatto di cronaca, così come quando raccontiamo qualcuno che ce l'ha fatto. Quindi ringrazio Simona Feci per questa sollecitazione. Prego, professore, ascoltiamo tutte. Aiuto, sono molto intimidito da questa mia solitaria presenza tra cotanto senno. Credo che Carina, quando mi ha invitato, pensasse così, che io facessi un discorso articolato sul welfare, cosa che non posso fare nei 5 minuti che mi sono stati, 5-6 che mi sono stati assegnati. Yes. Voglio dire però una cosa prima di cominciare, che io sono particolarmente sensibile ai discorsi che ho sentito, perché appartengo a una famiglia di quasi prime donne, nel senso che mia nonna, sua sorella e sua cognata furono tre delle 257 donne che si laurearono negli ultimi 25 anni dell'Ottocento, quindi praticamente le prime. In particolare, una mia zia che era laureata in matematica fu una delle 30 donne che si laurearono in matematica, e quell'altra era laureata in chimica. E questo poi è un tema molto importante, credo, sul quale dobbiamo un po' riflettere, su come orientare di più le ragazze a studiare materie scientifiche. Dico un'altra cosa: da moltissimi anni io tengo le statistiche dei miei esami e c'è una costanza di almeno 2 voti di differenza tra la media dei voti delle ragazze e la media dei voti dei ragazzi a favore delle ragazze. Quindi sono già iperconvinto che siete meglio di noi. Comincio con un'osservazione banale, che voi conoscete, ma che la voglio fare, perché, data la mia professione, mi definisco un po' un economista storico, che la società, cioè l'economia, che indirettamente o direttamente ostacola il pieno sviluppo delle potenzialità della sua componente femminile, lo fa a proprio danno. È una società che si autodanneggia. Imbriglia la crescita del cosiddetto bene comune, anche se è difficile definirlo, e soprattutto rallenta lo sviluppo economico. Il fatto di non dare empowerment alle donne è ormai dimostrato e rallenta lo sviluppo economico. Questo ve lo voglio dire perché è una cosa che io soffro molto. Poi un paio di pillole, visto che volete le pillole. Nei paesi poveri emergenti, così come nelle economie agrarie dell'Europa medievale e successiva, al tempo dei monti frumentari, è alla donna che si affida la semente, il frumento da utilizzare per la semente, mai all'uomo, perché la donna di sicuro la mette da parte per seminarla, anche a costo di patire la fame. L'uomo invece se la mangia. Questa è una cosa che si fa costantemente nei paesi in via di sviluppo oggi. L'altra cosa, voi sapete, nel microcredito, questo grande interessante esperimento che è partito dall'India ma poi si è diffuso in tanti paesi, la maggior parte dei prestiti di successo sono di donne. Gli uomini hanno poco successo, di nuovo si mangiano i soldi piuttosto che investirli. Queste sono due cose che a me colpiscono, insomma, perché un'altra cosa che viene da una mia ricerca di molti anni fa sul lavoro giovanile, e cioè l'opposto del lavoro giovanile, la frequenza alla scuola elementare. Che cos'è che spiega il fatto che un bambino vada a scuola invece che andare a lavorare?
non è l'istruzione del padre. Cioè il padre alfabetizzato non, è non spiega significativo, mentre la madre alfabetizzata ha un impatto significativo sul fatto che il bambino vada a scuola invece che andare a lavorare. Erano così poveri, evidentemente, che anche i pochi centesimi allora che di un lavoro minorile servivano per mandare avanti la famiglia. Ma la madre che sapeva leggere e scrivere, che sapeva l'importanza di questo nella società, era quella che insisteva e che mandava il figlio a scuola. Questo per dire, ed è il fatto che le donne siano arrivate così tardi poi ad avere un potere, una voce in Italia. Secondo me oggi l'Italia sconta una povertà educativa che è imbarazzante nei confronti del resto d'Europa e credo che ciò dipenda in parte anche dal non aver dato preconcemente, come in altri paesi, voce alle donne, a cominciare dalla voce elettorale, evidentemente. Ora, che cosa devo dire ancora? Un'altra cosa che trovo importante, scusate se faccio questi discorsi molto generali, ma questo forse un po' mi era stato chiesto, la donna è, non sappiamo bene se è alla base, ma c'è una correlazione forte tra la nascita dello Stato sociale e il fatto che le donne acquistino il diritto di voto. È difficile, non abbiamo un modo scientifico, le variabili sono tante, di stabilire una precisa relazione di causa-effetto. Però c'è la coincidenza. L'Inghilterra e la Svezia, che danno il voto alle donne immediatamente dopo la Prima Guerra Mondiale, la Svezia durante, sviluppano molto presto, fin dagli anni 20 e 30, forme di welfare universale che sono molto precoci rispetto al resto del mondo. Di più, c'è una ricerca, anzi più di una, che mostra come negli Stati Uniti, negli singoli stati degli Stati Uniti, che come voi sapete dettero il diritto di voto alle donne in tempi molto diversi, quelli che danno il voto precocemente alle donne sono quelli che hanno una più elevata spesa sociale, in particolare appunto per l'istruzione obbligatoria dei figli. Quindi c'è una forte evidenza che la voce delle donne esprime un orizzonte temporale più lungo, esprime una idea di collettività che è più piena, che è maggiore di quella dell'uomo e che dà anche direi, un contributo allo sviluppo economico. Ecco. Ora, poi voi avete parlato molto meglio di me di tutta la strada che ancora l'Italia deve fare per compiere, per dare alla metà del cielo, non tanto io sai, uguaglianza, disuguaglianza, no, perché le donne diano pienamente il proprio contributo a quello che noi chiamiamo bene comune, è questo che è. Ed è perché se non lo facciamo, lo facciamo a nostro danno. Allora, chiaramente tra tutti i temi che possiamo toccare, quello principale è che noi sappiamo che con la Grecia la partecipazione femminile al mercato del lavoro è la più bassa di gran lunga in Europa, italiana è di gran lunga la più bassa in Europa. Ora, questo è un tema, a mio parere, che non abbiamo mai affrontato a fondo e anche le ricette che proponiamo sono spesso giuste, a volte forse ovvie, non sempre però poi ci impegniamo a fondo per realizzarle. Quindi il fatto che le donne non vadano al lavoro, diciamo, vabbè, dobbiamo evidentemente creare la scuola per l'infanzia preelementare. Questa è una cosa importantissima ormai anche, dicono gli psicologi, per la crescita successiva dei bambini e quindi per la crescita della collettività compresa. Questo è un tema che da tantissimo tempo mettiamo sotto il riflettore, però non abbiamo fatto molto. Quello che poi, di cui poi mai non si parla, che credo sarebbe importante sia per i ragazzi sia per la crescita delle donne, è invece passare al tempo pieno nella scuola di tutti gli ordini e gradi, dalle elementari ai licei. In gran parte dei paesi la scuola è a tempo pieno. I ragazzi vanno a scuola dalle 8, dalle 9, alle 4, alle 5 del pomeriggio. Solo in Italia c'è una piccola, se ben crescente, parte di studenti che fa il pieno tempo. Questo credo siano due
punti da tenere presente molto per la crescita delle donne. Vedete, io non credo che le leggi, le proibizioni, le quote rosa sono importantissimi, per amor del cielo, però lasciano un po' il tempo che trovano, perché si trova il modo di aggirarli. Quello che bisogna fare è trovare gli incentivi giusti, almeno così ragiona l'economista. E allora finisco con questa mia battuta sugli incentivi. Guardate, se si guarda al welfare state svedese, è un grande modello di integrazione della donna. È un grandissimo modello e noi dovremmo, se fossimo capaci di guardare al nostro futuro, dovremmo guardare attentamente al modello svedese. Nella formazione al lavoro, nella incentivazione a scegliere certe occupazioni invece che altre, nel favorire le donne il più possibile con borse di studio, eccetera, a studiare materie scientifiche se lo vogliono fare, che è molto importante. C'è però una cosa che mi ha colpito, perché me l'ha raccontata una mia giovane amica che ha appena avuto un figlio, e poi l'ho controllata in Svezia è obbligatorio il congedo parentale per il marito e per la moglie, per il padre e per la madre di un bambino. Ambedue obbligatoriamente, questa è la parola chiave, devono fare 6 mesi di congedo parentale. Perché questo è importante? Perché noi sappiamo che, soprattutto se si tratta di occupazione in piccole imprese, eccetera, prima cosa che chi ti offre il lavoro dice: ma sì, però pensa, questa qui poi fa un figlio e per un anno mi molla e io devo cercare un sostituto, è complicato, eccetera. Molto meglio assumere un maschietto. Se i maschietti vengono messi nella stessa condizione delle donne, se i maschietti vengono messi obbligatoriamente anch'essi in congedo parentale, si elimina una discriminazione di fatto nelle donne, perché anche di fronte al ragazzo che fa domanda, il datore di lavoro dice: sì, però tra 6 mesi magari questo, la moglie rimane incinta e anche lui mi lascerà per 6 mesi. Questo equalizza, secondo me, le posizioni dei due generi, in modo che io trovo molto, molto originale e molto interessante. Naturalmente è una piccola cosa, non è la cosa più importante, però soluzioni di questo tipo io credo che dovremmo avere molta fantasia nel trovarle, proprio pensando poi alle donne, non solo a quelle come voi che avete fatto brillanti carriere, lauree, eccetera, ma alla donna che non ha studiato, alla donna che ha mestieri normali, molto umili anche. Questo è una cosa sulla quale dobbiamo molto riflettere. E niente, poi io finisco sempre col mio appello generale ogni volta che vado a parlare a qualcuno: diamoci da fare per l'istruzione. L'istruzione è stata trascurata in questo paese, la Simona Fesci lo sa bene, è uno dei grandi crimini delle élite italiane, come diceva Tullio De Mauro, il più grande, lui diceva, aver trascurato l'istruzione. Oggi noi dobbiamo pensare a programmare a 20 anni di distanza un paese con molte più donne e uomini istruiti. E questo, se non lo fate voi donne, se non vi impegnate a fondo, se aspettiamo che i maschi si rendano conto dell'importanza di questo, non ci arriveremo mai. Vi ringrazio tanto dell'ospitalità, sono stato molto contento di avervi sentito, ho imparato naturalmente qualcosa, e magari ci sarà un'altra occasione, vedremo, insomma. Buona serata a tutti. Grazie. Grazie professore, le siamo grate davvero. La prossima volta non le daremo così pochi minuti, abbiamo sacrificato la ricchezza del suo intervento nella compressione delle modalità con cui gli incontri su piattaforma un po' ci costringono, perché non riescono a garantire l'attenzione alta per un lasso di tempo maggiore. Quindi speriamo di avere un'occasione di scambio anche in presenza, che può essere poi più produttiva rispetto all'interlocuzione. Lei ci ha dato veramente spunti
molto importanti. Noi difenderemo ampiamente il video dell'incontro di oggi, in maniera anche da costruire e preparare il terreno in maniera utile e fertile per approfondimenti successivi. L'analisi del welfare che lei ha fatto è importante, la sottolineatura sui congedi parentali è assolutamente indispensabile, ma per restare un po' sul focus e tornare direttamente al ruolo del servizio pubblico, i riferimenti finali sull'istruzione sono davvero decisivi e lì il servizio pubblico può svolgere una funzione fondamentale. Io ricordo sempre la più bella trasmissione, secondo me, era Non è mai troppo tardi del maestro Manzi. Allora, io penso che l'Italia abbia bisogno ora di una maestra Manzi e penso che sia un errore pensare che il servizio pubblico possa svolgere una funzione nella fase di alfabetizzazione e non nelle fasi più ricche, più complicate, in cui c'è maggiore competitività. Non è così, dipende dalla qualità dell'offerta del servizio pubblico. In quel contesto, per l'alfabetizzazione nel paese, ha svolto una funzione fondamentale. Ora abbiamo ancora, ecco, per tornare all'idea del pionierismo, c'è ancora molto ovest sul quale sviluppare le nostre ricerche. La funzione della RAI, la RAI non è solo Mussi o Carina o Simona Sala, la RAI è anche quella che ha avuto la sanzione dall'AGCOM per Sanremo quest'anno, quindi insomma l'universo RAI è un universo composito e abbiamo molto da lavorare, quindi queste pillole sono di auspicio, proprio perché pillole sono gravi di sviluppo. La pillola si prende a volte anche per, come dire, per assaporare qualcosa, per curare una malattia. Ecco, immaginiamo che sia una pillola con cui davvero vogliamo curare la malattia dello stereotipo, perché è dannosa per il paese. Grazie davvero, professore. Ora, grazie a voi, buona serata. Io, se Simona e Carina, alle quali poi tornerei, sono d'accordo, darei la parola a Mussi Bollini e a Tiziana Bartolini. Purtroppo Elisa Giovi non può collegarsi perché ha sopraggiunti impedimenti derivanti da attività lavorativa. Prego, Mussi. Grazie ancora, professore. Grazie, grazie a tutte. Sarò rapidissima. Io sono la vice direttrice di Rai Ragazzi, dei canali YoYo e Gulp. Per quanto riguarda la formazione, ricordo che in pieno lockdown, da un giorno con l'altro, nel senso che sotto Pasqua del 2020 ci è stato richiesto di produrre 3 ore di diretta di didattica a distanza per tutti quei bambini, il 30% all'epoca era, che non aveva la possibilità di utilizzare un device o di avere una rete a disposizione. Ed eravamo sotto Pasqua e nel giro di 5 giorni siamo partiti con 3 ore di diretta qui dal centro di produzione di Torino, dove mi trovo ora, con un impegno enorme, e siamo ancora in onda, siamo arrivati a 190 puntate, ora siamo in onda il pomeriggio per 1 ora e mezza, ma questo è stato un lavoro importante che ci è stato richiesto, che proprio il 17 aprile, prima ancora della BBC, perché la BBC partiva il 20 di aprile, ho chiesto, no ragazzi, dobbiamo riuscire a partire prima della BBC, e siamo partiti il venerdì 17 con questa cosa. Ricordo anche che... Perché la BBC non si è arrivata a te. Ricordo anche che abbiamo trasmesso all'interno del canale Gulp, ed è ancora visibile su Rai Play, la serie in cartoni animati Indomite, che è una serie che racconta storie di donne. È molto piaciuta questa serie, è una serie che abbiamo acquistato dai francesi perché abbiamo tentato realizzare qualche cosa con le amiche che hanno scritto il libro di Buonanotte. Buonanotte le ragazze, come si chiamava più mia, adesso non mi ricordo il titolo al volo, comunque avete capito di cosa sto parlando. Però questa serie Indomite è piaciuta tantissimo e tuttora la mandiamo in onda anche all'interno appunto della banda dei fuori classe. E certo, il lavoro di educazione e di formazione è fondamentale, e in questa la nostra attenzione, proprio perché ci rivolgiamo ai più piccoli, è importante. Dall'ideazione del cartone animato alla produzione di programma televisivo
decisivo all'attenzione nella relazione tra le persone all'interno del programma, nell'attenzione alla relazione tra maschio e femmina all'interno dei nostri programmi, perché anche quello fa parte di una formazione che purtroppo abbiamo lasciato lo spazio ad altri in tutto il tema dell'educazione alla relazione di coppia, all'affettività. E questo è un lavoro lungo. Sicuramente l'impegno c'è, cercheremo di trasmettere anche questi brevi documentari, di cui ricordo che la tipologia di prodotto, cioè 2 minuti, è di un'innovazione enorme. È proprio la chiave in cui probabilmente il futuro del documentario. Se non siete mai, non avete mai visto, andatevi a vedere 60 Second, lo trovate su YouTube, sono dei documentari di 1 minuto, di una bellezza. Di un costo, non dico che costano come quelli da 50, però la ricchezza delle scene presenti ed è la chiave del futuro, e il documentario sarà sempre di più un genere televisivo importantissimo. Io stessa col mio direttore stiamo proprio studiando la possibilità anche di fare documentari per ragazzi, perché sarà un genere in cui i ragazzi sempre di più saranno incuriositi sempre di più di vedere. Ringrazio tutti, e insomma è una cosa bella. Io sono contenta che Carina sia riuscita a produrre questo, anche per la CPO Rai, a cui chiaramente sono legata, essendone stata la presidente per 7 anni, e insomma sono molto contenta di questo. Grazie a tutti. Grazie Mussi. Tiziana Bartolini. Mussi Bollini. Ringrazio e saluto tutte, naturalmente, ed è un piacere e un onore essere con voi. E a proposito di pillole, no? E quindi di comunicazioni rapide, veloci, che sono naturalmente, come sicuramente mi sento di condividere quello che appunto ha appena detto Mussi Bollini, la chiave, diciamo, narrativa del futuro. E noi, diciamo, nel nostro piccolo, come noi donne, abbiamo proprio ieri presentato ufficialmente una mostra multimediale che si sviluppa in 25 pannelli tra pannelli, diciamo, con audio narrazioni molto brevi di veramente pochi secondi e con video molto brevi di 1 o 2 minuti. È una narrazione della storia del giornalismo fatto da noi donne tra gli anni 40 e 60. Si trova sul sito dedicato all'archivio storico, noi donne archivio storico.org. Perché lo dico? Perché ecco, questo elemento della chiave narrativa sintetica, breve, che quindi arriva o ha questa, diciamo, pretesa, questo obiettivo di arrivare soprattutto alle nuove generazioni, quindi cercando dei linguaggi alternativi, cercando di riproporre, di ripercorrere delle storie, delle competenze, le conquiste, quindi diciamo passare il famoso testimone, come ci diciamo tante volte, attraverso, ecco, chiavi narrative che sono quelle consone e più vicine e più fruibili alle giovani, ma non solo loro, credo che poi sia proprio il nostro tempo che ci chiede questo. L'altro, diciamo, esperimento che ormai forse non è più tale, che abbiamo portato avanti e abbiamo avviato con la realizzazione delle nostre agende ogni anno, ormai sono 6 anni, e anche qui diciamo, abbiamo trovato una chiave narrativa che focalizza ogni anno, un anno le donne ribelli, quest'anno le donne che hanno avuto il Nobel, quindi anche qui diciamo, questo sforzo di sintesi che però vuole rimanere di altissimo livello, quindi mantenere la qualità, però cercando di unire alla sostanza, diciamo, di arrivare al cuore del problema, che è assolutamente quello che è stato fatto con questa serie, per la quale non possiamo che veramente ringraziare la RAI, perché ecco, fa in questo modo, ecco, il servizio pubblico, ce la sentiamo vicina questa nostra grande azienda alla quale teniamo tutte. Quindi come noi donne vi siamo vicine, naturalmente abbiamo già lanciato questo incontro, la serie, continueremo, insomma, ad essere vicine a questo percorso. Grazie anche a Daniela, che
diciamo, in questo connubio, insomma, è un gruppo di lavoro ormai testato che, insomma, mi pare che faccia cose belle e soprattutto utili, mi pare, no? Di questo, insomma, ci possiamo azzardare a dire almeno questo, ci proviamo, giusto? Grazie. Quantomeno ci proviamo a non fare repliche, ecco, a cercare poi... Anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di innovare, poi innovando si può sbagliare, è quello sicuramente spesso capiterà anche a noi. Allora, le buone intenzioni però ce le abbiamo. Grazie ancora Tiziana. Io ridarei la parola a Carina la terza e poi a Simona Sala. Ci siete? Ecco. Sì, sì, eccomi. Io vi ringrazio prima di tutto e insieme a Michela, ad Alessandra, che diciamo penso che è stato per noi un confronto molto, molto, molto stimolante. Ragioneremo poi insieme domani anche sulle suggestioni che ci sono venute per quanto riguarda il contesto e per quanto riguarda il futuro. E profitto di questi minuti finali per chiedervi poi sostegno, perché secondo me ha avuto un bel riscontro questa serie ed io spero che veramente riusciremo a continuarla. Adesso non oso tanto quanto Alessandra, che vuole andare prima del TG delle 20, perché appunto ho visto anche Simona sorridere, però insomma, anche ci lasciassero dove siamo, noi siamo contenti e andiamo avanti. Grazie a tutte voi e grazie soprattutto per gli stimoli interessanti. A te, prego Simona. Anche io vi ringrazio molto del confronto, perché è sempre importante per capire come proseguire, no? Perché poi noi tutti i giorni ci occupiamo di questi temi ed è anche importante poi tararli, cambiare il punto di vista e tutto. Quello che volevo dire è questo: noi come azienda, l'amministratore delegato poi ha aderito a questo progetto Non Women Panel, ha mandato questo, giusto per capire come sta funzionando, ha mandato un messaggio, una lettera a tutti i direttori, che naturalmente hanno una loro autonomia editoriale. Quello che noi notiamo e monitoriamo è che ci sono alcune trasmissioni che proprio non ci pensano minimamente, altre che forse non per il nostro simbolo, ma comunque per lo spirito del tempo, diciamo così, si stanno un po' adattando, comunque stanno facendo una certa ricerca nel cercare di alternare maggiormente esperti donne. Io parlo nei dibattiti politici, negli approfondimenti politici, è sempre importante, voglio dire, no? Questo. Detto questo, vorrei dire due cose. Uno, che noi stiamo andando avanti e stiamo facendo con le istituzioni che hanno aderito, quindi anche istituzioni importanti, una specie di, che poi vi sottoporrò come una rete donne, ve lo racconterò, una specie di come si può dire, non prontuario, ma protocollo a cui far aderire determinate istituzioni che poi si impegnano, magari col fatto di poter mettere il marchio No Women No Panel, quindi con la bandiera europea, quindi è una cosa che coinvolge anche la Commissione europea, a non partecipare a convegni o a dibattiti dove non sia equamente, non dico equamente, ma insomma almeno in gran parte rappresentato il genere. Quindi questo è un passo avanti. Dall'altro, io volevo segnalare che però, diciamo, quando c'era il maestro Manzi c'era solo la RAI, adesso non c'è solo la RAI. Adesso il mondo della comunicazione è un mondo dove c'è la RAI e poi ci sono TV private che spesso ci fa TV private TV molto importanti, che spesso ci fanno anche da maestri e bacchettano l'azienda e bacchettano la RAI. Io non difendo la RAI in generale, io lavoro in RAI da quando ho 18 anni, ho fatto 13 anni di contratti, sono entrata con una causa, conosco benissimo, diciamo, tutte le difficoltà e i problemi dell'azienda. Però voglio anche dire che questo tema adesso si pone, l'avrei posto volentieri anche alla Giomi se ci fosse stata, perché comunque adesso il tema si pone perché questi problemi noi spesso li vediamo anche in altri media. Non voglio parlare dei giornali, dei cosiddetti giornaloni, dove sono tutti direttori uomini, sono
diciamo, rispetto a quello che sta accadendo nel mondo anglosassone, dove le donne sono riconosciute nel loro valore, nel loro talento e stanno conquistando sempre più posizioni, in Italia questa cosa non accade. Cioè, io spesso vengo chiamata, e poi non posso andare dappertutto, sono una delle poche direttrici donne, non è possibile che sia così. Cioè, non è possibile, non è possibile. E questo è un meccanismo perché dove la donna praticamente deve partecipare a un concorso tipo in magistratura, vince, e quindi sono tantissime donne magistrato. Dove deve essere scelta per cooptazione, non viene scelta, perché è fuori da certi meccanismi. Quindi questo io lo dico perché, diciamo, dobbiamo anche un po' vigilare su quello che accade fuori nel servizio pubblico, perché i cittadini pagano un canone, quindi noi siamo 10 volte di più, dobbiamo rispettare determinate situazioni, e quindi io su questo sono d'accordissimo. Cioè, però ecco che, diciamo, poi la cultura, il famoso modello sociale, non lo crea soltanto la RAI, lo creano tante altre situazioni. Io, appena accendo la televisione, spesso negli approfondimenti di determinate televisioni vedo solo uomini. E questo non è corretto, perché manca una rappresentanza reale, una rappresentanza della realtà. Volevo soltanto lasciarvi con questa sollecitazione, che so che vi trova, diciamo, consapevoli, perché io faccio parte della vostra rete, quindi anzi usufruisco tantissimo di tutte le denunce che vengono fatte dei manels. Trovo che veramente la rete sia straordinaria, di questo devo sempre ringraziare Daniela, perché ha messo su un circuito straordinario. Però ecco, volevo darvi anche questa sollecitazione. Ne abbiamo parlato. Grazie. Da parte mia sottoscrivo pienamente, ne abbiamo parlato con Simona, siamo perfettamente in linea sia sulla necessità per quanto riguarda la rappresentanza nelle altre reti. Permettetemi di dire che se si cominciasse a discutere anche del modo proprio di trattare le donne in video anche altrove e non solo in Rai, perché anche per gli altri conta, non sarebbe male, giusto? Grazie. Per esempio, adesso noi siamo in contatto con Bloomberg, quindi magari poi vi parteciperò in chat di questa cosa. Loro da qualche anno hanno una policy per cui tutti i giornalisti di Bloomberg, non va in tutto il mondo, sono 2700 giornalisti di un mondo economico finanziario molto maschile, loro non partecipano a convegni dove non ci sia almeno una donna. Sembra una piccola cosa, ma questa cosa ha modificato in alcune società il meccanismo di organizzare i panel finanziari e economici. Quindi ecco, sono piccole sollecitazioni, ma molto importanti in realtà. Grazie Simona, grazie Carina, straordinarie tutte e due come sempre, amiche, collaborative, impegnate, insomma. Il vostro modo di lavorare si percepisce anche in questa attività di volontariato nella rete che costruiamo insieme. Sono d'accordo nel dire oggi non c'è solo la RAI. Volevo ricordare che recentemente la GCOM ha richiamato Giletti, per esempio, dico un fatto pubblico, quindi è proprio su una questione che riguarda la rappresentazione femminile. È ovvio che trasmissioni con toni particolarmente forti, abitualmente forti, alimentano un certo tipo di preoccupazione. Insomma, questo non c'è niente di male nel dirlo, anzi è doveroso sviluppare una riflessione collettiva anche su questo. No Human No Panel, bellissima iniziativa, coraggiosa per essere stata intrapresa dalla RAI e dal servizio pubblico. Io vi proporrei di fare un incontro come quello di oggi a settembre, proprio solo su questo, per discutere all'interno della rete, ma non solo, anche con i soggetti esterni che concordiamo e che potremmo utilmente ascoltare, come sviluppare l'iniziativa, che ovviamente va benissimo l'idea del protocollo, ma non deve essere un protocollo troppo burocratico, cioè non si deve andare dal notaio, deve essere un impegno quasi di tipo politico, perché si condivide l'obiettivo del superamento della discriminazione, perché se si intraprende la via
del protocollo pseudo giuridico, poi secondo me, come dire, non si intravede soluzione. Qui il protocollo significa abbiamo consapevolezza di questa situazione, come dicevi tu, non andare lì con col bilancino quanti uomini, quante donne, ma insomma un'assunzione perfetto e mi pareva chiarissimo delle due parole, un'assunzione di consapevolezza. Quindi a settembre vi proporrei come rete di ritornare ragionando su questo. Nel frattempo ritorneremo, sicuramente è un vostro prodotto, però io me ne approprio, ritorneremo anche sulle pillole, perché ci sarà la nostra grande Marisa e quindi vedremo insieme magari la pillola che la riguarda. Nel frattempo faremo girare proprio tanto questo video, perché le sollecitazioni anche da parte del professor Toniolo, di Simona, chiamo il professore col titolo e le altre col nome solo perché siamo della stessa rete, quindi non perché riconosco i titoli solo agli uomini, ma perché il professore l'ho incontrato oggi per la prima volta. Come sempre, grazie a tutte, bravissima Alessandra, bravissima, tenace, ma anche equilibrata, insomma la tenacia, la determinazione non si è tradotta in inutili toni esasperati, ma ci ha presentato dei prodotti equilibrati con immagini di donne veramente sorprendenti, eccezionali. Di nuovo grazie a Claudia Bagnoli, che a meno di 25 anni ci ha fatto la locandina, perché anche noi nel nostro piccolo non sempre ci riusciamo, perché spesso siamo persone di esperienza, diciamo così, ma cerchiamo quando possiamo di coinvolgere le giovani, perché i linguaggi si devono intrecciare e non c'è niente da fare, come dire, il segno delle generazioni è scritto nei linguaggi, si avverte. Un abbraccio a tutte e faremo girare tanto il video, perché veramente ne vale la pena. Non è stato banale, abbiamo, come dico io, ragionato ad alta voce, non presentato degli interventi precostituiti che servono a poco, e quindi faremo in modo che a questo ragionamento ad alta voce altri e altre partecipino in maniera che sia sempre più corale. Grazie ancora. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutte, arrivederci. Buon lavoro. Grazie, bravissime. Grazie ancora. Ciao a tutte, grazie. Ciao. Buona serata a tutte. Ciao. Ciao a tutte. A presto. Ciao a tutte. Arrivederci. Ciao, buonasera a tutte. Ciao.